Rieccoci. Dovevano esserci le primarie in tutta Italia, si sono celebrate anche a Benevento, giusto per dire, una città che sia diversa da quelle più monitorate che erano Roma e Napoli. A Cosenza invece no. A Roma si è ritenuto di farle, nonostante il candidato ufficiale del PD fosse niente poco di meno che il vicepresidente della Camera dei Deputati. A Napoli si è ritenuto di farle, anche se c'era il ritorno in pista di Antonio Bassolino, ministro, sindaco, ex ministro, ex sindaco, ex presidente della Regione. A Cosenza invece no, perché? Perché c'è la necessità di accontentare Lucio Presta. Lucio Presta, che in questo ha dimostrato di essere, insomma, abbastanza categorico e abbastanza, diciamo, incisivo, ha lanciato la sua candidatura quando ancora il PD non aveva idea di che cosa avrebbe fatto esattamente. Poi ha ritenuto di non ritirarla e il PD ha tentato, adesso diciamo riuscendoci, di trasformare la candidatura di Presta, che era una candidatura civica fuori dai partiti, in una candidatura propria. Presta gli ha detto: ok, io, se voi volete, farò il candidato del centro-sinistra, però alle mie condizioni. E la prima di queste condizioni, diciamo anche l'unica che conosciamo, se ce ne sono altre, fanno parte di una trattativa che nessuno conosce. La mia prima condizione, ha detto Presta al PD, è che io venga candidato senza passare per le primarie. Una cosa che di solito si riserva a, cioè, personalità politiche di un certo spessore, oppure quando c'è una convergenza su un impegno civico quasi tecnico, quasi esterno ai partiti. E invece in questo caso Presta è certamente un personaggio pubblico importante, ma lo è perché nella sua carriera ha assunto la rappresentanza degli interessi dei più grossi artisti italiani, Benigni, giusto per fare qualche nome, eccetera. Bastava questo per evitare le primarie? No. Anche perché c'è uno statuto che consente a un iscritto che raccolga le firme necessarie, ponga la sua candidatura nei termini descritti dallo statuto, di invocare le primarie. Ma le primarie a Cosenza non si sono fatte. Perché? Allora, le risposte possono essere due: o per alterigia o per paura. O per alterigia, perché si è ritenuto che le primarie fossero non una prova di democrazia, ma un essere troppo normali. O per paura, perché per paura, dite voi? Non potevano fare così dei trucchetti, delle cose, l'hanno fatto in passato, potevano farlo ora, e questo è il punto. Le primarie questa volta a Cosenza rischiavano di dover essere condotte secondo i crismi. Le ultime primarie, leggendo le informative dei carabinieri di Cosenza e di Rende, il PD le ha fatte in maniera truffaldina, lo possiamo dire, non è un reato, però non è neanche una bella cosa. Non ha avuto conseguenze penali l'aver scoperto come si facevano le primarie a Cosenza, però dovrebbe avere delle conseguenze politiche. Fatto sta che il PD a Cosenza si è guardato bene dal fare le primarie, perché rischiava di avere delle primarie fuori controllo. Questa è la situazione. Su questo quadro si va a sistemare l'elettore che a Cosenza dovrà
decidere il futuro della città, non vorremmo essere nei suoi panni perché insomma non ci sono oggi grandi condizioni di agibilità democratica. C'è una riunione di varie forze, tutte antiche, che in passato militavano su vari fronti e che oggi si ritrovano tutte attorno a Presta. E insomma, non basterà soltanto la presenza di Presta per ridare verginità a un quadro politico con questi personaggi.